l'anno 2016 è stato un anno per noi fantastico, perché abbiamo portato la Serie A a Jesi, però come dico io, cioè sì, ci chiamiamo Jesina, ma possiamo dire che siamo le Marche Unite, perché le ragazze vengono da Pesaro, da Macerata, da Ancona, da Fermo e da Ascoli. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor, dal primo all'ultimo, anche perché ogni anno stanno crescendo le ragazze, e abbiamo tante squadre, e perciò senza loro, ecco, come si dice, chiuderemo baracche e burattini. Sono oramai più di 10 anni che stiamo vicino a questa società. È un campionato importantissimo, speriamo di fare bella figura, poi vedremo cosa alla fine tireremo il resoconto. È il primo anno che affrontano la Serie A e logicamente le conseguenze si pagano. Noi cerchiamo di dargli un supporto più che altro morale, perché gli facciamo la sponsorizzazione dell'abbigliamento sportivo e abbiamo cercato di dargli una mano insieme alla ditta RA per poter affrontare questo campionato più impegnativo dell'anno scorso. La cosa che sottolineo e che ribadisco in base a quello che la società sta facendo è il grande impegno nel settore giovanile e tutto quello che si sta formando in prospettiva futura. Questo è quello che è per cui noi aiutiamo questi nostri amici. Ho sempre creduto che prima o poi sarebbe arrivata la prima vittoria, perché queste ragazze lavorano da agosto senza soste, con grandissimo impegno. È successo che dopo 7 partite, 0 punti, abbiamo, come società, abbiamo pensato di poter dare, non è stato neanche un cambio allenatore, è stato un modo per poter dare una piccola scossa. In che senso? Cambiare un modo di allenare che potesse renderle più attente, più partecipi a certi tipi di lavori. E merito all'altro allenatore che ci ha permesso di arrivare alla Serie A, quindi tanto di cappello, però il calcio è fatto così, quindi dovevamo cercare di cambiare qualcosa. Sono di Jesi e ho giocato tantissimi anni e ho allenato la Jesina, quindi comunque la zona, cioè conosco bene l'ambiente, conosco i dirigenti, le ragazze non le conoscevo, sono molto giovani, però sono delle belle giocatrici e hanno futuro e molto probabilmente, no, assolutissimamente ci salveremo perché se lo meritano. Non poteva esserci il regalo migliore per questo fine anno, dopo tante difficoltà, tanti risultati negativi, finalmente i primi 3 punti di questa Serie A per noi, quindi non potevamo festeggiare in maniera migliore. Pensavamo di poter fare risultato positivo prima probabilmente, però siamo incappate in un circolo negativo fin da subito e uscirne è stata difficile, speriamo che ci siamo riusciti adesso. La prima parte della stagione è stata alti e bassi, però diciamo che allenatore nuovo, ragazze che non conoscevo, ci può stare questi sbalzi di rendimento. La seconda parte della stagione bisogna che finalizziamo meglio tutto quello che facciamo, eliminiamo gli errori che stiamo commettendo, qualcosa di più potremmo sicuramente fare. Il gruppo è ottimo, si impegna, sta seguendo, ma ci sono cose nuove che devono entrare, dei meccanismi nuovi che devono essere recepiti bene per essere riproposti in campo. È un gruppo pieno di talento, con tante giocatrici che secondo me possono arrivare. Abbiamo giocato 12 partite, ne abbiamo vinte 9 e siamo nella prima fase del girone, state la squadra con la miglior difesa e col miglior attacco, quindi significa che qualcosa di buono è stato fatto. È un gruppo che ha tantissime potenzialità, sia individuali ma soprattutto di collettivo. La logica della primavera deve essere questa, cioè di creare delle giocatrici pronte il prima possibile per poter giocare in prima squadra. Ripeto, il talento c'è, c'è da lavorare un po' per migliorare quelle che sono le attitudini di parecchie ragazze che abbiamo nella nostra rosa e inserirle in un contesto collettivo, chiaramente. Sono soddisfattissimo. Al di là di quelli che saranno i risultati, il gruppo sta crescendo, sta rispondendo a quelli che sono gli insegnamenti.
sicuramente ci saranno delle giocatrici interessanti nei prossimi anni di cui sentiremo parlare. La ragazza si trova benissimo e viene agli allenamenti molto molto volentieri. Tanti chilometri che deve fare, perché noi stiamo a Pedaso, provincia di Fermo, quindi sono 80-90 chilometri. Mia figlia è contentissima di questa attività sportiva e la consiglierei a tante ragazze. La prima parte della stagione è andata molto bene, abbiamo una squadra nuova, l'anno scorso eravamo 10 elementi, quindi facevamo fatica a fare le partite, quest'anno siamo in 21, abbiamo già vinto due gare con i maschi, quindi per noi è sempre un'ottima cosa, le ragazze sono tante e sono contente. La cosa sulla quale lavoriamo molto è evitare gli abbandoni, quindi io personalmente, comunque, da quando siamo con le esordienti non ho avuto l'anno scorso un abbandono e quest'anno i numeri sono raddoppiati, quindi significa che stiamo lavorando bene. Ero scettico sulla scelta di mia figlia di giocare, perché io ero appassionato di calcio, ma del calcio ero anche nauseato. Con loro ho riscoperto il gusto del pallone, vederle giocare, e soprattutto una società veramente ben organizzata, e ci stiamo trovando veramente bene. L'ambiente è davvero ottimo, non mi aspettavo affatto un'organizzazione così, anche perché veniamo da un altro sport, il tennis, che è molto individuale, quindi tutt'altro genere, e mi sono trovata davvero benissimo. Valeria, mia figlia, è soddisfattissima perché ambiva un po' a uno sport di squadra, e qui il clima, la squadra è davvero presente, organizzatissima. Facciamo gli auguri di buon Natale e fine anno a tutti, sia dai nostri tifosi, sia i sponsor, dirigenti, tutti quelli che ci seguono, le giocatrici, e anche a Matteo Magnarelli, che stasera non c'è, però che ci supporta e ci supporta. Auguri di buon anno e che sia un anno migliore di quello dell'anno scorso, quindi salvarsi è la cosa più importante. Speriamo che l'inizio sia un inizio di buon auspicio per tutta la squadra, per tutto lo staff, che comunque si impegnano molto. L'impegno sarà massimo da parte di tutti quanti, e di conseguenza un grande in bocca al lupo per un 2017, un 2016 più uno all'insegna della salvezza e della gioia. È un invito a tutti i genitori che hanno queste ragazze dell'età adatta di venire qui a Iesi, perché è l'unica squadra marchigiana del settore femminile. E stessi genitori, sarei contento potessero provare la stessa soddisfazione, lo stesso entusiasmo, la stessa gioia mia e anche di mia moglie e della mia famiglia nel vedere il loro modo di giocare, il loro modo di comportarsi e di accettarsi. Un po' può spaventare magari all'inizio uno sport maschile, però c'è tanta voglia di fare, tanto desiderio. Queste ragazze sono motivatissime e si impegnano molto e hanno trovato chi davvero le aiuta e le sostiene. Sono convinto che il 2017 ci potrà portare anche più soddisfazioni del 2016, che è stato un anno straordinario per questa società, ma lo potrà essere anche il 2017, perché se arriverà la salvezza noi avremo fatto un miracolo. L'anno scorso un anno straordinario, quest'anno un grandissimo miracolo. Io ne sono convinto, le ragazze pure, l'allenatore e la società anche. Ci crediamo alla salvezza, a non arrivare negli ultimi due posti, che in quanto le due ultime squadre scendono direttamente, quindi speriamo almeno di affrontare i play-out e lì ce la giocheremo.